We'll be right back.
Ma salve a tutti, buonasera, ben arrivati. Eccoci con questa improvvisata. Ciao Cesare, ciao Pablo, buonasera ragazzi, ben arrivati. Niu! Finché la barchetta va, lasciala affondare. Buonasera ragazzi. Ma su Extra che abbiamo. Oh. Verso l'acquario. Buonasera, come state? Come è andata la giornata? Fatemi vedere se ho disattivato i suoni degli alert. Sì, ok, perfetto. Com'è andata questa giornata? Vi siete riposati? Che avete mangiato di buono? Io sono carico di energy drink, quindi per adesso sto epilettico, tra tipo mezz'ora prenderà un abbiocco. Posso fare una mia considerazione riguardo. Ma certo, Cesare, che puoi. Ovvio che sì. Palla, frate, perché non dormi da 48 ore, Niglio? No, fa male non dormire. Cioè, va bene dormire poco, ma non dormire proprio. Du Gregers è un pezzo de fromage. Secondo me Tommy mi puzza. Ma Tommy alla fine. Oddio, speriamo di no. Cioè. No, speriamo di no. Ciao Tatsu, malcome. Si resta mai asciutti in questa città? Allora, vediamo prima di qua. Tutto bene, Tatsu, te come stai? Dove stai andando? Sto andando un attimo a controllare, Jesse, stai calmo. Carina Niyu, carina, molto carina. Jesse, stai molto, molto, molto calmo. Allora, vuoi andare di là? Io concorderei con Vieni, te. aiuto. Sì, Jesse. Che ti ho appena detto? Volevo controllare se tante volte era spawnato qualcosa. No, non è spawnato niente, adesso arrivo. Mamma mia. Ok, forza, vai. Non era meglio fare il contrario? Ok. Ciao Riccardo, buonasera, ben arrivato. Ma alla fine. Anche il primo di The Last of Us non è che aveva una storia così tanto complessa. Il discorso non è la storia, ma il discorso è l'impatto emozionale, degli avvenimenti. Cosa hai detto a Vina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi se è questo che. Tranquilla. E sono arrivato, credo sia. L'acquario è una base dei lupi. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Ma Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri.
e hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Cazzo. La differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy, se ne andiamo. Certo. E lasciamo perdere gli affronti e la vita. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. E dicevo, Nio, credo di essere... dovrebbe essere Seattle giorno 3. E sì, stiamo andando all'acquario, dove dovrebbe nascondersi Abby. Dovrebbe. Ciao Zucca, buonasera. Ben arrivato. Qua dentro c'è qualcosa? No. E no, l'hanno fatto vedere, cioè c'è stata solo l'intermezzo in cui Ellie praticamente la uccideva lentamente e poi ha detto che prima di morire aveva confessato dove si trovava Abby. Certo, adesso bisogna vedere se è vero o meno, potrebbe anche non essere vero. Quindi lo scopriremo solo andando all'acquario. Più che altro bisogna vedere... se effettivamente Tommy è qui o gli è successo qualcosa o... l'hanno catturato, era... Chi... Bisogna vedere tante cose. Quando Ellie si trasforma in Gundam e fa un salto lanciandosi Luri perché è rotta le scatole che non trovammo in giro e no... Bannaggia. Bannaggia, Niglio. Bannaggia. Là c'è qualcosa. Là c'è qualcosa. Sì, decisamente. Cos'è? Anche perché la nostra si era quasi rotta, ragazzi. Quindi... come stiamo messi con malissimo? Molto bene. Cavolo. Siamo messi veramente, veramente male con... esatto, Niyu, cavolo. Siamo veramente messi male con le munizioni e con le risorse. No, dai, con le risorse non stiamo messi malaccio. Però si è messi molto male con le munizioni. E che cavolo, a livello prima ne ho usate tantissime. Oh, che cos'è? Grazie. Un po' di proiettili.
Dai, questo è un ottimo posto per trovare una carta. Che cos'è? Vedo una luce qui. Beh, ah. Aspetta. Già. Cos'è? Mio. Forbici. Ah, quella è l'unica strada. Ok. Pensavo fosse una parte opzionale, invece è l'unica strada. Cavolo. Ah, tu sei sicuro? Guardate Jesse come entra spavaldo. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. E non... Mi sembra una cosa molto furba. Cos'è? Oh, miei. Diego, grazie mille del follow, gentilissimo. Allora, abbiamo 66 punti. Io volevo prendere... trappole esplosive extra. Ok. Da quanto Dina sta così? Un paio di giorni. Appena arrivate... Ha fatto il culo a una squadra di lupi. Dovevi vederla. Ci credo. Lei non si scherza. Facciamo un silenziatore. Carta, carta, carta. No, niente. Non mi piace molto questo posto, ragazzi. Cioè, un pochino... Vogliamo prima andare a vedere... Qua è chiuso? Sembra essere chiuso. Un banco da lavoro. Eccola! Tormentra. Tormentra era un'adolescente dolce e comprensiva, vittima di incessanti molestie per la sua fama di rammollita. Tutto ebbe fede quando in lei si manifestò una mutazione genetica latente che le permetteva di trasformare la sofferenza psicologica degli altri in energia cinetica. Più profondo era il suo dolore, maggiore era la potenza sprigionata. Oggi il suo lavoro come psicologa criminale le permette di assorbire le emozioni peggiori dell'animo umano e di usarle come vere e proprie munizioni contro i violenti che la perseguitavano. Molti sospettano che Tormentra possa assorbire la sofferenza delle sue stesse vittime, creando un ciclo infinito di agonia. Scusatemi un secondo, ragazzi.
Eccomi, scusate, c'era cane che voleva salire sul divano. Qualcos'altro? Banco di lavoro. Non mi sembra ci sia altro in giro. Vediamo se possiamo modificare qualcosa. L'arco. Potremmo fare la velocità di tiro. Ok, perfetto. Certo, non ho praticamente frecce, ragazzi, però. Sembra tranquilla come zona. Ogni volta che lo dico, poi venga assalito da centinaia e centinaia di infetti. Perché è rimasto là fermo? E sì, Zucca è per la play. Sì. E dovrebbe essere un'esclusiva Sony. Quindi niente PC zucca. Forse c'è sul PlayStation Now, forse. Però non ne sono sicuro. L'uno mi sa che c'è sul PlayStation Now. Il 2 non penso ci sia. Però Ehi, dammi non una ne sono mano. sicuro. Di qua. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena. Hanno iniziato a radunare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo in persona. Se facciamo là, aspettiamo le altre squadre. Cavolo. Attacchiamo le piante. L'ultima volta. Ah. Sono nervosa. Siamo Eccoli. tutti nervosi. Hanno già occupato tutta la coppia. Finiranno per farci il culo a strisce. Non mi piace. Non è una scelta, sai. Questa missione può cambiare la storia. E adesso? No, la sto giocando sulla play normale, Massimo. Cavolo, stanno tutti qua davanti, ragazzi. Quello sta anche guardando verso di me. Che cavolo mi invento? Cavolo. Ah.
non è andata molto bene. Come hanno fatto a fuggire? Dividiamoci e occhi aperti. Dobbiamo scoprire dove sono. Cosa? No! Che fine hanno fatto? Non devono fuggire. E che cavolo, non mi spostare però. Ah, nazione. Speriamo di trovare un po' di risorse. Cavolo, quella quanto mi ha tolto. Speravo di riuscirla a tenere un pochino di più per continuare a usarla come scudo umano, invece... Ce n'è un altro. Mi ha detto proprio male. Mio... Poi... Smettila! Mamma mia, ragazzi, quando fanno così che fastidio. Che ti devono spostare. Eccolo là dentro. Ok. Ora va meglio. Va meglio, sì. Questi lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando i serafini, mi pare. Serafini. Io ho sempre sentito iene. L'hai mai visti? No. Meglio per te. Pure quelli sono degli psicopatici, ragazzi. Cavolo, di quello ha solo due... Veramente pochissimi proiettili. Pochi. Questo qua dietro sarà aperto? No, mi pareva. Tu non è che hai lasciato qualcosa, niente. Altra cura. Ottimo, almeno non abbiamo usato il nostro medikit. Cavolo, tutti colpi per il fucile da caccia. Cos'è? No, non mi sembra ci sia nulla. Qua anche niente. Togliti! Allora, alcol al massimo. Che possiamo fare con l'alcol? Nulla. Ottimo. Don Fiocchi. Chissà che cosa c'è dentro Don Fiocchi.
Si potrà entrare? Forse c'è una maniera di salire al secondo piano? Forse da là? No. Cavolo, volevo andare a vedere Don Fiocchi. Niente Don Fiocchi per mal. Allora, lui vuole entrare da là, ma se invece di entrare da là passiamo da sopra? Non è meglio? Che cos'è? Ah! Oh. Buono! Ok, no, non era quello che volevo fare. Esplosivi al massimo. Ah, cavolo. Perché non ne fa 4, ne posso fare 5. Azione. Dannazione. Vabbè. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Quelli erano tempi d'oro. No, ma siamo arrivati al luogo della convention. Questo è un altro di quei posti dove una volta che vai non torni più indietro. Di là niente. Al ristorante non ci possiamo andare, ragazzi. E quindi rip. Sa quanto sarà grande Niglio. Che stavi dicendo prima riguardo Dina? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Una moto? Perché dipende da quanto stanno distante e da dove parlano, Niglio. Più alto di così l'audio dei dialoghi non lo posso mettere. Se lo alzo, se alzo tutto l'audio di più, poi quando spara qualcuno esplodono le orecchie. Perché più di così non si può.
Cioè, l'unica cosa che potrei fare è abbassare l'audio dei suoni e poi alzare tutto quanto. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Ci tocca nuotare. Beh, non è detto. Tanto vedo là che si può entrare. Non dobbiamo per forza nuotare. Forse sì. C'è un ingresso per il parcheggio. Vediamo se sott'acqua c'è qualcosa. Chissà se sott'acqua si possono trovare oggetti. Ok. E ora? Un attimo. Ma perché di là si co... Cavolo, spero andasse molto meglio. Eccola là. Hai fatto un casino, Jesse. Mannaggia, Jesse. Non sento più niente. È fatta? Sì, credo di sì. Doveva proprio sparare. Io ho fatto tutto questo per non usare neanche un colpo. E non far rumore. E lui che doveva fare? Doveva sparare. Sentite, a me questo Jesse... non mi sembra che ci stia dando tanto una mano, eh. Là c'è il cadavere di qualcuno con un bel po' di oggetti sopra.
Riusciamo a salire? Sì, forse da quest'auto. Mamma mia, se becchiamo un'auto con una batteria ancora funzionante e l'antifurto alla fine. Eccone altri! Smoker! Lì davanti! Wow, che aiuto! Cioè, l'hanno completamente ignorato e sono venuti tutti addosso a me. Ok. A qualsiasi disperato che mi trovi, riesco a stento a tenere ferma la mano, ma tutti alla base devono sapere. Mi hanno teso un agguato mentre andavo a dare il cambio a Misha al punto di osservazione della monorotaia. Una iena, e giurerei che era il nostro Grey. Mi gira la testa, vi prego, qualcuno faccia saltare la testa a quel verme. Dite a Misha che mi spiace, ho provato a fare in fretta, Jensen. Ok, ora è finita. Qua Qui sembra siamo in un essere. vicolo cieco. Sì, mi sa che hai ragione. Come stiamo con. Ok. Vabbè, lo so che alla fine si legge comunque. Però. Era un po' la forza dell'abitudine. Oh, grazie, Niglio. Forza Jackson. Fanculo questi stronzi. Sottoscrivo ogni parola. Appunto. Di qua. Ok. Ti seguo. Che postaccio, ragazzi. Mamma mia. Posso. Allora, facciamo così, scivoliamo, va, invece di saltare. Dax, grazie mille del follow, gentilissimo. Ragazzi, mi dispiace tantissimo, ma per questo gioco utilizziamo la chat in modalità che piscione. In modalità limitata per evitare spoiler. Quindi normalmente non abbiamo la chat libera e aperta a tutti, ma solo e unicamente per questo gioco, come è successo in passato anche per Death Stranding, utilizzeremo la chat in modalità limitata, quindi scusatemi tantissimo. Però ad alcune persone piace entrare in chat, spoilerare e poi scappar via. Ho trovato un lungo arnese. Forse. Ok. Un bubbo lungo. Ma guardate dove è andato quello. Cioè. Allora, ragazzi, cioè, sono contento. Cioè, sembra essere una bravissima persona, Jesse, veramente. Sembra sul serio essere una bravissima persona. Però vicolo cieco.
Veramente, come dice Niyu, mi dà tanto l'idea di uno che fa solo casini. Sarei venuto anch'io se mi avessi avvertito. In realtà io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joy. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Un casino già l'ha fatto, è vero. Io ero per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fraintendere. Sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Sì, certo. Ovvio, no? Allora, se scendiamo non risaliamo. Vediamo se abbiamo visto tutto quanto. Ok. Sentito una rana? Credo di aver sentito una rana, ragazzi. Perché è una libreria, dai, non vedevano i pacchetti di carte. Oh, ho visto. Non vedevano i pacchetti di carte, però c'era dell'alcol. Non so perché in una libreria c'è dell'alcol. Va bene. Ok, lo accettiamo. Mi piace questa libreria. Oh. Essere vero non dipende da come sei fatto, rispose il cavallo di cuoio. È qualcosa che ti succede quando un bambino ti vuole bene per molto, molto tempo, e tu sei per lui non solo un gioco, ma qualcuno a cui volere veramente bene, allora diventi vero. Fa male? Chiese il coniglietto. A volte, rispose il cavallino di cuoio, che diceva sempre la verità, ma quando sei vero non ti importa del dolore. Capisco se ce l'hai con me, ti andrebbe di parlarne, ti farebbe bene? D'accordo, non volevo afferrarti in quel modo, spero di non averti fatto male, anche se le mamme si spaventano, sai? Sto bene, ma ho paura anch'io. Capisco la tua rabbia, manca da morire anche a me, ma non puoi urlare in quel modo. Vorrei solo, mi serve, lo so. Ti voglio bene, non lascerò che ti accada nulla. Anch'io ti voglio bene. Oh. Hanno fatto una brutta fine. È da malati. Mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah, giusto. Avevi un libro preferito da piccolo? Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono... Fantasmi? Fantasmi alieni. Sembra proprio il tuo genere. Ok. E il tuo saputello? Beh, mia madre aveva solo un libro per bambini. Il Bimbo Radice. Che si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Oh. Ok. Ma per farmi divertire, mamma si inventava sempre un finale diverso. Una volta, il bambino ha lasciato morire tutti. Non ti dico gli incubi. Paura. Ma era una brava mamma, no? Sì, è la migliore. Darà di matto quando saprà del bambino. Sì, già me la vedo. Giulio, grazie mille del follow. Ciao Lori, ciao Jobattack. Buonasera ragazzi, ben arrivati. Come la va? Come state? Se non ci restiamo secchi... Tornati a casa ci diamo dentro con birra e giochi da tavolo.
Ah, sì? Voglio sentirmi normale. Per me va bene. Ma non penso che Dina vorrà bere. Giusto, lei resta sobria. Oh. Ma... ok. Dai, ci deve essere... Gesù, cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Ah, sul serio non c'è nulla. Un'altra carta nascosta. Cos'è? No, era solo un riflesso. Oh! Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Ah. Oh. Allora. Con la bottiglia posso far qualcosa? Purtroppo no. In verità sì. C'è una freccia esplosiva. Qualcuno aveva lasciato una freccia esplosiva? La vera domanda è... come torniamo in strada? Cioè, perché noi siamo scesi da sopra. E qua è tutto chiuso. Ah! Ok, come non detto. Ok. Qua dentro c'è qualcosa? No. Chiave inglese o pubo? Che la chiave inglese mi sa che è bella cafona, ragazzi. Quant'ha di resistenza? 5, come il tubo. Proviamo la chiave inglese? Mi sa che non l'abbiamo mai provata la chiave inglese. Guarda Joe Buttack, so che il gioco... Prenderla larga. Non capisco che vuol dire. Sai, quando giri tre volte a destra un isolato invece di andare subito a sinistra. Ok, prendiamola larga. Allora, dicevo... so che il gioco è diviso in due parti. Non so effettivamente che cosa significa. E non so se... già sto tipo nella seconda parte. Non credo, perché dovrebbe essere il gioco lungo tipo 25-30 ore. Cavolo. Cercate altri sopravvissuti. E noi stiamo tipo a 12 ore di gioco, quindi credo di essere ancora tipo nella prima parte, perché però non ve l'ho detto, non so qual è. Ah, cavolo. Non è facile guidare la barca con questa tempesta. Avrai la tua occasione. Thank you.
Oddio! Oh, cazzo! Cazzo! Qualcuno ha fatto fuori il cane! Che cazzo c'è là fuori? Dividiamoci! Cioè, mi dispiace tantissimo per il cane, ragazzi, ma sono micidiali i cani. E riescono a stanarti come niente. Un altro cane, cavolo. Il problema è che sta... Quello gli potrei... Dannazione, non so se... Andiamo di arco e frecce, ragazzi. Oh, liscio. Sai che sta veramente lontano per arco e frecce. Cioè potrei andare col fucile da cecchino, ma poi ci scoprono. Non li sento. È possibile che stanno così lontani? Forse sarà a causa della pioggia? Nessuno qui intorno. Togliti. Ah. Mannaggia, Jesse. Quel cane è difficilissimo da vedere, ragazzi. Abbiamo... Cavolo. Lassù. Non ho fatto a tempo. Forse ha perso la mia scia. Il cane ha trovato niente. Negativo, tutto ok. Andiamo, bella.
Devo riuscire a uccidere il cane, ragazzi. Qui c'è qualcosa. Cavolo! Vado a controllare. Ah. No! Dietro le auto! A sinistra! Attenta! Tocca a te, bella! Oh, merda! Indietro! Maledizione! È andata malissimo. È andata veramente male, ragazzi. Dannazione. E io che volevo fare. Quello era l'ultimo, vero? Tutto in maniera silenziosa. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. È proprio un attimo, ragazzi. Cioè, sbagli una cosa e. Niente. Ciao Roxy. Ma ci mancherebbe, figurati. Grazie mille del saluto, gentilissima. Ci ho provato e che cavolo, ho lisciato. Mi sono. Pensavo di fare a tempo ad avvicinarmi a quella. Invece non ho fatto a tempo. Quella ha allertato tutti. Poi ho lisciato la prima. Ok. Ciao Roxy, buona serata. Grazie ancora del saluto, gentilissima. Poi niente, ho lisciato quella cavolo di freccia e... Rip. È andato tutto alla mal... tutto in malora. Ma basta veramente poco, ragazzi. Basta veramente, veramente poco. Ah, è tutta colpa di Jesse. Ah, poverino, dai. Cioè, l'unica cosa che mi dà fastidio è che ogni tanto mi sposta. In giro. Quella è l'unica cosa che mi dà fastidio. Però. Cos'è? Oh. Ottimo. Ah. Qua niente. Ah, posso fare. No. Munizioni per il fucile a pompa, ottimi. Jules.
Ehi, Jules, ci sei ancora? Se ti affretti, credo che potresti raggiungerci al nostro prossimo incontro, ma questa inondazione ci ha rallentato più del previsto. Zachary dice che tanta acqua non è normale, credo che siano anche aumentate le pattuglie del WLF, perché ho passato ore immerso nel fango a guardare passare quelli che si definivano nostri amici. Isaac e i lupi stanno peggiorando la situazione, per loro è tutta una questione di ego e onore. Devono piantarla di lottare per un territorio che non gli appartiene. Ho sentito cosa si dice in giro, ma è stato il WLF a infrangere la tregua. Ci hanno mentito, Jules. Non so se cosa dovrei fare, sono arrivato fin qui. Pregherò perché lei ci illumini il cammino a entrambi, Jules. Cerca, mi fai presto. Jules erano i biglietti che avevamo trovato sotto la metro, vero? Quelli sempre indirizzati a Jules, se ricordo bene. Mi sembra di sì. Qua dentro avevamo guardato tutto, no? Non c'era rimasto praticamente nulla, avevamo già preso tutto. Ok. Possiamo andiamo. Pochissime munizioni. Oh! Riporta semplicemente qua. Qua già avevamo visto, vero? No! Cibo! E saluto al massimo senza usare neanche un kit medico. Ok. Forse. No, di là non si può passare. Ah, ok, si passa sott'acqua. Saliamo di là? Ma cavolo, dentro queste auto della polizia oramai non ci hanno proprio lasciato niente, ragazzi. E un altro pescione! Sì, buona idea. Ok. Abby avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Vabbè, impossibile, addirittura. Addirittura impossibile da raggiungere. Che cavolo. No, con 25 non possiamo modificare nulla. Ma infatti, ma è Jesse che le spara grandi. Un pochettino. Impossibile da raggiungere. Ah, oh, bro, non ce la fai!
Allora, là si sale. E qua sotto dove si va? Mi sa che si va allo stesso posto. Sì. La stessa salita. Ok. Allora, sicuramente dobbiamo passare da là sopra. Di là non ci riesco ad arrivare. Ci sarà qualcosa? Forse no. Oppure non ci servono. Qua altre cose non ci sono. Vabbè, direi che stiamo messi bene. Si vedono delle auto che si muovono. Laggiù. Cazzo, lo attraversiamo. C'è quella strada. Ma è parecchio lontano. Oppure c'è quella. Già. Molto meglio. Forza. Di qua. Quindi si va in barca, ragazzi. Si può salire, eh? No. Datemi un secondo, ragazzi. Salvo, mi fumo una sigarettina. Tanto vediamo come stiamo messi. Diciamo le frecce esplosive extra. Così almeno. Certo, tanto non le possiamo fare. Ah. C'è qualcosa che non abbiamo letto? Ah. In questo l'avevamo già visto, però. Erano solo quelle due. Poi erano. Che l'avevamo visto quando l'avevamo raccolto. Quasi finito, ragazzi. Il problema è che non stiamo messi bene con le munizioni per le altre cose. Cioè, non so il fucile a pompa come stiamo messi. Mi piacerebbe avere un pochino più di... spazio di manovra. Però. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca? Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare.
Speriamo siano pochi. Sono sempre orde e orde di nemici. Cavolo. Mi sa che non posso... creare nulla, ragazzi. Che mi servirebbe del nastro isolante. E ovviamente il nastro isolante non c'è. La risorsa più preziosa del mondo. Ah, che brutta zona. È uno schifo qui. Non mi dire. Non posso proprio creare nulla, vero? No. Ciao Omni, buonasera, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Dai cavolo, in questi scaffali ci sarà un... nastro isolante. No. Oh beh. Ce l'ho! Forza! Ti sta piacendo, Omni? Di qua, andiamo. Eccoli. Unità vicina al rapporto, fatto. Merda. Voi quattro, passatevi a terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di... Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. Di ordine, sopra. Una squadra basta e avanza contro un cecchino. Forse il cecchino sarà Tommy. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela. Dove vado? Fermati sull'altro lato. D'accordo.
Dannazione. Pensavo di fare a tempo. Niente, tutto ok. Ok. Sono proprio uno a fianco all'altro. Ah, ok, si sono separati. No. Dannazione. Cavolo. Uccidila! Uccidila! Speravo di fare a tempo. Siamo il centro. Dobbiamo trovarla. Sì, cercate, stronzi. Speravo di fare a tempo. Ciao Dema. Ok. Forse conviene provare.
ad andare sopra. Devo solo eliminare quello. Sali qua sopra. Che diamine. Ok. Piano, piano. Ragazzi, rapporto. Qualcuno ha buone notizie. L'area libera. Oh. Sotto. Un'altra vittima. Dobbiamo fare qualcosa. No! Da dove sono passati? Sono tantissimi, ragazzi. Cos'era quella luce? Vado a controllare. Porca puttana. Vieni, vieni, vieni a vedere. Vieni, vieni. Pezzo di merda.
Ok. Dove? Qua giù! Cavolo. Pensavo di fare a tempo. Ok. No, mi sa che ce n'è ancora un altro. Sa che ce ne sono altri, perché ne avevo visto uno di sotto. Ci sono anche un bel po' di negozi da vedere. Oh. Già fatto, Omni. Allora, sopra non si va. Chissà se possiamo raggiungere quel negozio là. Uff. Mi piacerebbe, tema. Che no, non si hanno mai abbastanza risorse. Lo sento, però non lo vedo. Lo sento che parla. Però non lo vedo, ragazzi. Eccolo. Sono due.
Barca. Ah. Facciamo un po' un giro per vedere se troviamo qualche risorsa, ragazzi. Alla fine dai, è andata abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto fare tutto in stealth, ma... cioè, stavo in una posizione troppo vantaggiosa per non usare il fucile da caccia. Munizioni stiamo messi male. Speriamo di trovarne un po' in giro. Le ho prese? Le ho prese quelle che erano sopra? Ah! Mica l'avevo viste. Sono passato davanti. Pensavo di averle prese. Bell'occhio. Qua niente. Un magazzino. Pure. Forse c'è qualcosa sott'acqua. Mi sa che sott'acqua non c'è mai nulla, ragazzi. Come l'ho detto? Ci sono oggetti anche sott'acqua. Altro pescione. Questo posto è gigantesco. Ciao Sgondi! Ma mi andava di andare un pochino avanti. E ho fatto bene. È successa una cosa veramente, veramente figa. Chissà se... no. Ok. Qua è dove abbiamo ammazzato quelli. Qua già ci siamo passati due volte. Mi sa che... abbiamo visto quasi tutto. Ah.
Però sapete che c'è un posto talmente tanto particolare che potrebbero aver nascosto de delle carte o altre cose in giro. Mi sta piacendo molto, Omni. Non so ancora dirti se è più bello del primo, se è allo stesso livello o se è peggiore. Per quello lo devo prima finire. Però per adesso mi sta piacendo veramente, veramente, veramente tanto. Fatto molto bene, curato. Allora, invece di buttarci, passiamo di qua. Allora, qua c'è la barca. Ah, abbiamo le munizioni del fucile a pompa al massimo. Molto interessante. Ok. Oh, grazie. Qua sott'acqua non c'è nulla. Avrei preferito aver più frecce. Però lo sto trovando un pochino ostico da usare l'arco. Purtroppo no, mi serve il nastro isolante, che è tipo un materiale super raro, sto cavolo di nastro isolante. Oh cavolo. Ah, ma qua sono ritornato. Dannazione, qua sono ritornato dove stavo prima. Ok, e niente ragazzi, abbiamo visto tutto. Abbiamo visto tutto tutto. Di là abbiamo fatto il giro, di là abbiamo fatto il giro. Alla barca! Oh! Oh cavolo! Oh!
Ok. Quindi praticamente... è che magari c'era qualcos'altro da vedere sopra. Mi sembrano solo rapide, eh. Non si sa mai. Qua dentro niente, solo questi. Carino il camioncino dei gelati. Ah, ci riuscirò a passare? Ora di sì. Però aspettate. Di là andava avanti la strada. No, è chiusa, mi sa, vero? Sì. E dobbiamo per forza passare là dentro, ok. Ops. Ops. Ok, niente scherzi. Più veloce? Sì, più veloce. Ciao Gix, buonasera, ben arrivato. Ciao Marshall, come la va ragazzi? Come state? Com'è andata la giornata? Cephalofad. 100-100. A lungo ritenuta una leggenda per i maniai superstiziosi, questa entità extradimensionale ha assunto forma di un gigantesco calamaro bioluminescente per nascondersi dagli altri membri della sua specie. Con il tempo, tuttavia, Cephalofad ha imparato ad amare le diverse creature che dimorano negli oceani terrestri, dimostrando di possedere un'intelligenza smisurata e una ferocia non meno sorprendente. Spesso conduce atti di terrorismo tentacolare contro pescherecci, petrolieri e altre imbarcazioni, ritenute una minaccia per la salute dei mari. Ai naviganti non resta che sperare in Big Blue. Carino. Ho trovato un po' di nastro e che cavolo. Stupido nastro isolante. Tu sei un Kraken, Iyu. Adesso. C'è una cassaforte là dentro.
Wow. Beth, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia. Spero di essermene andato trionfalmente per non... e per non di qualche... per no... e non per mano di qualche iena. Su tutto spero che ricordi dove ho nascosto le scorte. Il codice è 70-12-64. 70-12-64, ragazzi. Non è molto, ma è quel che mi resta e voglio darla a te. Non mollare, Randall. Abby, ti avevo implorato di smetterla, te la sei cercata. Che cavolo? Niente nastro isolante, eh? Ma dove cavolo sono finiti i nastri isolanti, ragazzi? Sul serio? 70 12 64 per il fucile a pompa. E niente, ragazzi. Va bene. Possibile che non c'era nient'altro? Seattle Sleep Warehouse. Scherziamo. Forza. Fa. Qua non sembra si possa entrare in quell'edificio. Forse si può entrare in questa sleep warehouse. Là si può andare. Mi sa che si può entrare anche qua, ragazzi.
Qui c'è un banco da lavoro. Interventi sul campo. Cavolo, ne ho solo 32 però. Niente. Oh! Che sott'acqua non si vede proprio un tubo, ragazzi. Forse adesso riesco a modificare qualcosa? Sì, in verità sì. Ok. Vogliamo andare a vedere anche questo Sleep Warehouse? Ovvio, ovvio che sì, è una domanda. Ok, è completamente chiuso. Cioè non... Ok. Ciao Kedebra. Buonasera, ben arrivato. Tutto bene, te come stai? Qui c'è qualcosa. Questo messaggio è per i lupi. Avvertite Isaac e gli altri. Le voci che circolano sono vere. È comparso un nuovo tipo di infetto. Sembra una specie di variante del bloater. Brutto da far schifo. Forse è una mutazione causata dalle piogge torrenziali della zona. Non saprei. Era lento, per cui l'ho liquidato in fretta. Ma quando ho provato ad avvicinarmi per guardarlo meglio, le sue pustole sono esplose. L'intero lato destro del mio corpo è ustionato. Penso fosse acido. Se ne vedete uno che si trascina verso di voi, state indietro. Li abbiamo incontrati. Li abbiamo incontrati. Possiamo fare... Ok. Non ne abbiamo tantissime. Basta solo per un punto. Come il gioco? Come il gioco cosa? Com'è il gioco? Arriva!
allora? Molto, mi sta piacendo molto, Kedebra. Io non lo so se devo andare di qua o devo andare di là. Malma, non sai più leggere? No, quando è scritto bene leggo bene. Quando è scritto male e devo andare ad intuito, chiedo sempre per sicurezza. Ok. Ok. Avrei voluto usare meno proiettili, però. Speriamo di trovare qualcosa qua dentro. Lo sto giocando a difficile. Cioè c'è anche sopravvivenza, però non lo so, perché è difficile comunque rendersi conto della difficoltà, ragazzi, perché comunque sia, cioè, quindi sempre tutti con un colpo, o fai le parti stealth, quindi a meno che non corri come un pazzo. Infatti l'abbiamo iniziata normale, poi appena abbiamo visto che effettivamente c'è stato uno scontro dove abbiamo ricevuto dei danni e non ci avevano tolto niente, allora siamo passati a difficile. Però come vedete, cioè, gli scontri durano talmente tanto poco e anche quando ti sparano ti devono prendere in pieno per farti il danno pieno, quindi ti devono stare molto vicino perché comunque potrebbero anche colpirti di striscio. Quindi è difficile capire qual è la difficoltà giusta. Perché ci vuole un bel po' per rendersi conto delle varie cose.
Ah, sembra che non ci sia nient'altro. Ho guardato tutto, ragazzi. Forse non questa stanza qua dietro. Ma alla fine, ragazzi, cioè, non penso che cambi molto. Quindi cioè, giocatelo come preferite, ovviamente. Ah, un altro per Jules. Caffè. Scusate. Eccomi. Jules, spero che tu riesca a... Io lo sto giocando col volante, Davide. Eravamo fradici, affamati e infreddoliti quando siamo arrivati al loro accampamento. Una serafita si è presa cura di noi. Cibo caldo, coperte, irradiava amore. Mi ha trattato come uno di loro. Si chiamava Karen. Il piano era salire in barca con loro e raggiungere Even il mattino successivo. Poi gli spari, la testa di Karen che esplode, il suo sangue che mi imbratta. La fuga disperata, Zachary che viene colpito. Erano i nostri, due lupi, mi sono passati accanto. Avranno pensato che fossi loro prigioniero. E poi in me si è rotto qualcosa. Ho estratto la pistola e gli ho sparato alla nuca. Zachary è forte, ce la farà. Abbiamo seppellito Karen e pregato per lei. Zachary mi ha dato un altro nome, Emmet. Dice che significa verità. Mi sono ratato la testa e sfregiato il viso. Jules, non so se mi riconosceresti, Emmet. No, ma il discorso è che... Allora, la cosa carina di questo gioco, ragazzi, è che vi potete personalizzare la difficoltà. Ovvero, se andate sulla difficoltà, allora, potete cambiare direttamente dalla prima voce sfida e ti cambia tutto quanto, tutte le opzioni sotto. Però potete tranquillamente anche cambiare... singolarmente le varie voci. Quindi potete farvi la difficoltà che preferite. È molto carina questa cosa. Cioè, invece di lasciare tutto... Aspettate, ma... Possiamo salire là sopra? Possiamo salire qua sopra? Ok.
Ah. Come sto con l'energia? No, tutta. Misha, ho saputo che sarai tu a sostituirmi. Volevo darti qualche dritta su questo nido. Le iene sanno essere scaltre. Non limitarti alla strada. Controlla anche i tetti. Hanno anche loro dei cecchini. Non uccidere gli infetti. Le iene che sconfinano dovranno vedersela con loro. E quando avranno rivelato la propria posizione, eliminale. Ho abbottuto un paio dei loro cultisti e sto guardando gli infetti che ne divorano i corpi. È uno spettacolo grandioso. E ricorda, non farti chiudere in un angolo. Lotta per sopravvivere o per morire in fretta. Tuffo a bomba. Ok, dove l'ho lasciata la... la barca? Ah. Anche qua mi sa che c'è da vedere qualcosa, ragazzi. Oh, finalmente del nastro isolante, ragazzi. Mamma mia. No, rip. Che cavolo. Ah. Ok, quindi non so se entrare là dentro o andare. Io vengo da là, vero? No. Sono carico per Demon's Soul, ma l'ho rigiocato l'altro giorno, abbiamo fatto due run. Cioè, quando mi manca Demon Soul lo rigioco. Quello per PS5 chissà quando uscirà. Ma quindi era l'unica strada. Cioè, l'unica strada da fare era questa? No, mi sa che ce n'era anche un'altra, vero? No, perché io prima ero passato qua, giusto? Qua, questo era l'hotel? No? Ragazzi, sto cercando di riorientarmi. Eravamo passati di qua. Io mi ricordavo di aver visto tipo un altro ingresso però qua. No. No. Mi sembrava di aver visto un altro ingresso.
Sarò sbagliato, ragazzi. Ci sono delle parti semi open world, però... Fine della barca, ragazzi. Credo. No. Quindi andiamo a vedere qua sopra. Beh. Ah, non mi fa scendere qua. Non mi fa scendere dalla barca, ragazzi. E che cavolo. No, le parti opzionali, ragazzi, sono molto belle. Trovi segreti, storie. Molto, molto carine. Fatte molto molto bene. Quella non è alcol. Questo? No, non è niente. Vediamo sopra. Oh, aspettate. Notte horror. 100 ticket gratis a chi viene in costume. Trofei speciali per la notte horror. Orrori commestibili, gara di costumi, premi spettacolari. Carina. Mi piacciono i giochi di parole. Li trovo molto divertenti. Ah. Cristo. È uguale. Del nastro adesivo, magari, Omni. Magari. No, con 22 non ci faccia niente. Ah, porca troia. Oh, mio.
Ovviamente sarà chiusa. Ok. Allora, spostiamo questo. Andiamo. Oh. No. Che cavolo! No! Sono finito troppo vicino all'esplosione. Ah! Vabbè. Ah cavolo, c'erano delle cure in giro. Vabbè. Ma niente. Gli ha sprecato una curetta. Perché mi sono dimenticato, ragazzi, che ho preso l'abilità che aumenta il raggio d'azione dell'esplosivo. E quindi, non avendolo mai più usato da quando ho preso quell'abilità, no, non pensavo di restare coinvolto nell'esplosione. Perché prima il raggio d'azione era veramente piccolo. Vabbè. E Kazak Bright, rimasto orfano durante la guerra civile di Titano, il giovane Kazak Bright giurò di vendicarsi contro la Future Alliance, che riteneva responsabile per lo scoppio del conflitto. Negli anni divenne un celebre ingegnere delle comunicazioni, trovò impiego alla Spark 2100 e sviluppò una tecnologia a segnali quantici che permetteva trasmissioni istantanee su lunghe distanze. Nonostante il vantaggio, la Spark continuava a inanellare sconfitte contro la Future Alliance. Così, dopo aver esteso il raggio del comunicatore quantico ben oltre i confini del sistema solare, Kazak ha iniziato a cercare qualcuno o qualcosa in grado di aiutarlo a ottenere vendetta. Cavolo, anche qua c'erano delle cure. Ho fatto male a utilizzare il kit.
Ogni volta faccio lo stesso errore, ragazzi. Utilizzo subito il kit. E... invece dovrei aspettare per vedere se ci sono delle cure in giro. E... abbiamo l'alcol al massimo. Anzi, mi è sembrato di vedere qualcosa là sotto. Io sono salito da là, vero? Quindi di qua non ci sono andato. Oh! Un altro per Jules? Non riesco a respirare, troppo orrore. Ci siamo fermati in questo rudere per recuperare qualche scorta all'ultimo minuto e siamo stati assaliti da un grosso demone. Stava per afferrarmi quando Zachary gli è balzato davanti, colpendolo con l'accetta. Il demone l'ha afferrato per la testa e gliel'ha strappata a metà. Non c'era più niente da fare, sono scappato, sono un codardo, non c'era altro modo. Ora sono solo, ma devo portare a termine il viaggio. Raggiungerò l'isola per unirmi ai nuovi fratelli e sorelle. Troverò i genitori di Zachary e onorerò il suo nome. Jules, temo che non ci rivedremo mai più. Pregherò per te. Addio, amico mio, Emmet. È uno che, secondo me, è morto veramente da tanto tanto tempo. Mi sa che avevamo anche trovato il cadavere. Cioè, ovviamente non c'era scritto il nome sul cadavere, però... abbiamo supposto che fosse Jules. Ok. Finalmente. Fatto. Ok. Allora, io però vorrei prima, se ricordo bene, sopra c'erano anche dei proiettili che io ho lasciato e prima non avevo preso. Credo. C'erano un paio di cadaveri, mi sembra. C'è il banco di... oh! Ah cavolo, 17. Allora forse qualcosa la posso modificare. Ne ho 45. Ok. Però nient'altre, niente cure. Un vero peccato per... quelle l'ho proprio sprecate. Nah, vabbè, fa niente. È andata così, ragazzi. Perché fatto è fatto.
Ciao gatto. Dina è rimasta all'interno di un edificio, un teatro. Figurati, gatto. Mancherebbe. Non è che qua... Non è che possiamo salire qua sopra e entrare là dentro? No, vero? Si vede un tubo, ragazzi. Sto vedendo se c'erano delle parti opzionali per trovare un po' di risorse o altro. Che cavolo! Ok. Beh, di certo non è un posto facile da raggiungere, ragazzi, l'acquario, però... Si può raggiungere. Oh, che cos'era? C'era... Aha! Ok. Si possono usare? Oh, peccato. Dove sei? Là sì. Questa sarà chiusa. Accidenti. Sapevo. Sarà chiusa anche questa. Ok. E quindi l'unico ingresso è quello aperto dall'altra parte.
questo qua. Beh, perché lo stanno usando come rifugio, Davide. Per questo chiudono le porte o le sprangano. Ci sono. Ho trovato del nastro adesivo, ragazzi. Finalmente. Là possiamo entrare e passare là dietro? Mi sa che è l'unica strada che possiamo fare. Però sembra disabitato questo posto, ragazzi. O ci ha mentito. O quella ci ha mentito, ragazzi, oppure no, non lo so. Cos'è questa roba? Non sento nessuno. Tutto può essere, Davide. Potrebbe essere che ci ha mandato in un posto pieno di infetti invece del luogo dove si trova Abby. Ho una muta da sub. Bravo, un cadavere. Non c'è proprio nessuno, ragazzi. Anche a me mi sa di fregatura. Come stiamo con i punti abilità? 50. No, ragazzi, non c'è proprio nessuno. Ci sono note, non c'è segno di un accampamento, non, proprio nulla. Merda. Non c'è proprio niente. E come passiamo dall'altra parte? Deve esserci un modo. Per questo cunicolo? Eccolo.
Non si sentono neanche voci, cioè io mi aspettavo tipo un avamposto co come tipo l'ospedale. Come tipo l'ospedale, no? Ok, forse qualcuno c'è, ragazzi, se c'è un cane. Forse qualcuno c'è. Non lo vedo, però forse qualcuno c'è. Che cavolo? Cosa è successo qui? No, sono praticamente divisi in tutta la città, no? Sono tipo separati in varie parti della città. Qua c'è ancora un'altra porta. Owen Moore. Ma dai. Oh, puretta. Scusa. Quella era la goccia del cane, ragazzi. Ok. Proviamo a aprire le prime doppie porte che abbiamo trovato. Queste qua. Come non detto? Quindi quelle non si aprono. Quella porta singola laggiù non si apre. L'unica che rimane è questa. Eccoli. Quante volte ho rischiato la vita per te? È una sua scelta, io non ci vado, cazzo! Allora resta! Torna indietro! Fanculo, Owen. Mani in alto. Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dov'è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi e mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo! Possiamo parlare. Non ti avvicinare! Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Owen!
Sapevo io che finiva male. Dimmi dov'è. Dove cazzo è? Andiamo. Va tutto bene. No, non era più importante la mappa. Non serviva più a niente, tanto comunque sia non poteva più ricevere informazioni, a meno che non lo sa Tommy. Vediamo. Magari lui ha scoperto qualcosa. Ehi, vieni qui a vedere. Cosa? Qualche idea? Pensavo di tagliare dal basso piano. Qui. Forse. Di qui. No. È inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno.
Ne ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Jesse, alzati! Sulle mani o sparo anche a questi! Non ascoltarla, Ellie! Va via da qui! In piedi! Forza! Non provarci, cazzo! Chiudi quella porta! No! Cazzo! Stop! Basta! Getta l'arma! Getta l'arma! Cazzo. No! No! So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura, sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così. Rip Jesse. Papà! 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 Andiamo. Ah! Abbiamo un flashback con Abby. Biglietto di ringraziamento di Mel. Abby, volevo ringraziarti ancora. Tuo padre si sta rivelando un mentore fenomenale durante la transizione e le procedure più complesse. Non so esprimerti la mia gratitudine per avergli parlato di me. Penso che dovremmo festeggiare con una bella sbronza. Ho provato a ritrarti mentre dormivi, ma queste mie mani della malora non sanno catturare il tuo fascino ipnotico. Ieri mi sono divertito, rifacciamolo. Il tuo semplicione Owen. Com'è morto male, Jesse. Mamma mia, non ha fatto proprio a tempo a far nulla. Va bene, ragazzi. Io direi che per questa sera ci possiamo fermare qui. Quindi domani mattina flashback di Abby. Sono veramente, veramente curioso. Ragazzi, grazie tantissimo a tutti quanti della compagnia, grazie delle chiacchiere, siete stati gentilissimi come sempre. Noi ci vediamo domani mattina intorno alle 8 e vi lascio in compagnia del buon Tommy, che anche lui sta giocando a The Last of Us. Andiamo a trovare il buon Tommy. Grazie ancora a tutti ragazzi e a domani. Ciao ciao!